Il sindaco di Arco, Alessandro Betta, si trova a dover fare i conti con i propri vertici comunali. Dopo l'addio della vice segretaria Lorena Giovanelli, è recente la notizia del lungo periodo di aspettativa richiesta dal segretario generale Rolando Mora. La situazione è critica per l'apparato burocratico e amministrativo del comune e quindi il primo cittadino ha inviato comunicazione ai consiglieri comunali, alla giunta e ai comitati di partecipazione di essere presenti ieri sera al consiglio comunale per una comunicazione importante riguardante il comune di Arco e la nostra comunità. Sentiamo il suo discorso. Questo lo faccio anche sull'ecito di fatti che sono venuti all'interno dell'amministrazione, ma anche insomma su un clima o comunque, come posso dire, un momento che in questa comunità insomma pare di essere di particolare tensione e quindi mi pareva giusto insomma riportare le cose all'interno dei luoghi istituzionali dove poter fare il ragionamento che vi esporrò ora di seguito. Perché il Consiglio Comunale è il luogo insomma, dove noi ci possiamo confrontare, scambiare quelle che sono opinioni diverse. Parto proprio da questo perché forse ho colto insomma, da parte delle opposizioni, quel loro messaggio che hanno voluto mandare, ho voluto raccogliere, ho voluto ascoltarlo, però insomma, voglio dare anche qualche risposta. Perché credo che sia corretto così, di fronte a una presa di posizione forte come quella che vi è stata, è corretto che l'amministrazione dia delle risposte, quantomeno iniziali. Poi io credo che nei giorni successivi, tra qualche tempo, le forze politiche avranno modo di dare le loro risposte. Ma parto da qui perché se all'interno di quest'aula consigliare ho sempre visto un clima costruttivo anche quando non si riesce a raggiungere il numero legale insomma, da parte delle forze di maggioranza e opposizione, insomma trasversalmente c'è sempre stata voglia di aiutarsi per poter portare avanti quelli che sono i lavori, che è quello che dopo si concretizza in atti. Una città è ciò che conta, sono gli atti, non le chiacchiere che facciamo. E quindi insomma se all'interno dell'aula il confronto è sempre stato buono e sereno e anche il Presidente del Consiglio pochi giorni fa insomma, ha fatto un resoconto che è molto positivo dei lavori d'aula e di quello che insomma, abbiamo prodotto, dall'altra insomma su quello che è il clima politico non posso dire che è altrettanto, anzi ho visto quasi un incrementarsi di le opposizioni hanno trovato una riunione contro il sindaco, va benissimo. E in quel contro esce di tutto, insomma, vittima, buonismo, eccetera, eccetera. Per me non ci sta, però su questo risponderemo, starò nei tema, starò sul pezzo. Alle opposizioni dico, bene, rispettate quello che però hanno votato i cittadini di Arco, quindi quando dite che questa maggioranza non ha più i numeri eccetera eccetera, lì non siete corretti perché i numeri nel 2014 la cittadinanza di Arco ha eletto questa maggioranza, quelle forze politiche di quella maggioranza sono ancora tutte all'interno di quella maggioranza, poi se le persone per personalismi loro escono la maggioranza è un problema loro, ne risponderanno loro ai cittadini, però non potete mai dimenticare che sono i cittadini che votano il sindaco, che votano le coalizioni. Quindi quando dichiarate che non ci sono più i numeri, eccetera, andate contro la democrazia. E questo lo reputo non buono per la nostra città, perché lì vuol dire che si esce da quelle che sono le regole. Molto spesso sento che si esce da quelle che sono le regole e i ruoli, quando si parla che in questa amministrazione sembra che si voglia nascondere qualcosa, qualcuno. Questo è molto grave. Io lo reputo un fatto molto grave, quello di cercare di portare discredito all'interno dell'amministrazione. Se qualcuno ha informazioni, come ho sempre detto, l'ho detto anche sull'Argentina in tempi non sospetti, ci si rivolge alla magistratura. Poi quando c'è la magistratura in campo, si lascia che la magistratura faccia il suo lavoro, perché ha ognuno il suo ruolo. Però, visto che anche il parroco ha voluto dire la sua sulla città, sulla comunità, poi al parroco aspettano le questioni di chiesa, io non mi permetto di andare a dir messa o confessare nessuno, e quindi il parroco ha voluto dire che comunque coglie conflittualità. Allora se il parroco lo dice, lo raccogliamo nel clima che si respira e anche nel tenore di interrogazioni che stanno veramente, a mio modo di vedere, scadendo in un personalismo che non porterà nulla di buono, porterà altro che conflittualità. Me lo raccontano nella storia che Arco è sempre stata città dove i conflitti erano aspri. Questa
È un richiamo che faccio a tutti, maggioranza e opposizione, però sicuramente opposizione io per il rapporto che ho avuto, che all'interno dell'Aula è sempre stato molto buono, dall'altro visto che non si può mai dire nulla alle opposizioni perché scatta la lesa maestà. No, non aspettatevi che a questo punto, visto anche un certo modo che ho raccolto, staremo nel merito, cercheremo il più possibile di essere puntuali, ma vi ricordo che la maggioranza siamo noi e saremo maggioranza finché ci saranno i numeri. Parlo di diritto di accesso. È vero che nella consapevolezza di non poter, su questioni di questo tipo, essere esaustivi, e questa questione riguarda la documentazione delle pubbliche amministrazioni, che sta diventando ingestibile, che è nell'esercizio pur legittimo di accesso agli atti che spetta il consigliere comunale, però si potrebbe configurare un abuso di diritto, ossia l'utilizzo di un diritto per finalità ulteriori rispetto al fine al quale era stato pensato. E qui c'è, da parte del Consiglio di Stato, una sentenza su questo che vi farò avere come consiglieri comunali, perché questo vuol dire che in certe amministrazioni evidentemente quell'eccessivo scontro, quell'aumentare i toni, poi porta a un ingessamento dell'amministrazione. Lo si denuncia, ma si fa di tutto per ingessare l'amministrazione. E quindi se il Consiglio di Stato si è espresso su questo e con dei passaggi importanti dove dice purché non invada l'ambito riservato all'apparato amministrativo e non integri però un abuso di diritto, e è una sentenza fatta davvero bene, vuol dire che in alcune amministrazioni, quando lo scontro arriva a essere elevatissimo, si arriva all'amministrazione che si blocca, tutti che ricorrono a quello che sono i propri mezzi, che sono quelli di rivolgersi alle autorità competenti. Così faremo noi. Non pensiate di aumentare lo scontro e che questa amministrazione non reagisca. Noi reagiremo su questo, perché finché saremo maggioranza, e lo saremo finché avremo i numeri, non sarete voi a decretare che non siamo più maggioranza, perché questo sarebbe andare contro i cittadini, perché nessuno di voi deve dimenticare che sono i cittadini che eleggono il sindaco, non le dichiarazioni che facciamo in mezzo stampa che ci fanno sindaco, sono le urne che eleggono il sindaco. E quindi ciascuno di quelli che in questo momento aspira ad essere sindaco lo potranno decidere i cittadini e non le opposizioni che urlano. In quel momento non state facendo esercizio della democrazia, anzi andate contro la democrazia ogni volta che dite che il sindaco non è più legittimato, chiunque esso sia. Poi sulle questioni di merito posso portare quello che era la comunicazione principale della serata, che l'amministrazione comunale sta vivendo un momento di difficoltà, difficoltà che io avevo manifestato con le dimissioni della vice segretaria che a mio modo di vedere era fondamentale. Oggi purtroppo anche il segretario comunale si trova in una situazione di difficoltà, stress, eccessivi carichi, tensioni, fattori umani, e oggi anche il segretario è in difficoltà. Mi piacerebbe chiedere cosa si farebbe con una bacchetta magica adesso, cosa basta fare, perché di profeti che cosa basterebbe fare. L'amministrazione si è rivolta alla provincia, abbiamo fatto tutta una serie di contatti, abbiamo avuto in questa fase molto delicata, e devo ringraziare quello che talvolta sono semplicemente i rapporti umani e riuscire a dimostrarsi professionali, competenti, leali. E una telefonata con la dottoressa Lorenza Moresco, a cui va davvero ringraziamento da parte dell'amministrazione comunale di Arco, prima ancora che al comune di Riva del Garda, si è fatta carico della nostra situazione, e quindi da un giorno all'altro, dopo la capigruppo, eravamo senza segretario comunale, e il giorno dopo, nonostante tutto, eravamo già a riprendere punti, scadenze e quant'altro. Partendo da quella telefonata dal sindaco di Riva, Alberto Mosaner, oggi l'amministrazione ha trovato una soluzione tampone. Non me ne voglia per tampone, ma chiaramente la dottoressa Moresco ha da fare con il comune di Riva del Garda. E quindi in questa fase noi cerchiamo con la dottoressa Moresco di portare avanti quelli che sono i provvedimenti e le cose che sono urgenti e contingenti. Questa sera fortunatamente siamo qua in Consiglio Comunale e cercheremo tutto possibile di chiudere i punti in questa serata.